Ciao amici, ciao amiche, yeah, ben ritrovati su Cane di Coppia, Davide e Chiara Channel. Bene, questa sera mega spesa fatta da S. Lunga. Adesso giriamo l'inquadratura, fermo immagine lo scontrino e via con i prodotti. Allora, siamo andati a spendere 290,56 euro. Ora facciamo vedere lo scontrino e fate voi il fermo immagine, perché la spesa è tanta. Allora, dell'AI abbiamo preso gli snack, questi qua sono i nuggets formato gigante, sono 280 grammi a confezione. Abbiamo preso due confezioni di rosti di patate tipo crocchette al naturale, 100% clima naturale. Boh, questa è la prima volta che le prendiamo, vi faremo sapere come sono. Poi delle Tre Marie abbiamo preso per la colazione una confezione di croissant alla bicocca e due di fagottina al cioccolato, fondente extra. Poi della Findus abbiamo preso il minestrone, 100% verdure italiane, minestrone tradizionale. Questo qua è 1,1 kg a confezione. Ed è migliore. Poi dalla Scotti abbiamo preso 9 mini arancini, questi qua sono deliziosi, 315 grammi a confezione. Poi abbiamo preso una confezione di mini roll greci, questi qua sono una novità. È una novità. Formaggio, feta e spinaci, li abbiamo preso perché era in offerta. Ci ricorda molto quello del kebab che fa. Penso che sia una cosa greca. Vi faremo sapere se è buono. Formaggio e spinaci. Poi abbiamo preso della Cameo pizza di spinaci, ne abbiamo presi due. Sempre della Cameo abbiamo preso due pizza al prosciutto. Queste qua sono molto buone, 330 grammi a pizza. Poi della marca Veroni abbiamo preso due baschette di mortadella col pistacchio, che deve essere molto buona. Queste qua sono 110 grammi a confezione, praticamente per un panino. Poi della Granarolo abbiamo preso ben due confezioni da un litro ciascuno di latte 100% italiano, perché c'era l'offerta. Sono 8 litri in totale. Della marca Bravo abbiamo preso due succhi di frutta al lace, sono praticamente 2 litri, vi faccio vedere, sono praticamente 4 litri e questo qua è molto buono. Allora, della Splendida abbiamo preso il caffè classico aroma intenso, e questo qua è il caffè, vabbè, non è Lavazza, però anche lo Splendida è per buono. Il suo cerino. Grazie, sempre della Lavazza lo Splendida. Mia moglie ha tirato su il classico brodo granulare della Knorr, questo qua sono 250 grammi a confezione, ne abbiamo presa solo una perché... Abbiamo preso anche i dadi normali. Allora, abbiamo preso la solita confezione di sfilatini, questi qua sono al prezzo di 1,50 euro. Poi abbiamo preso due confezioni di finocchi, uno pagato 71 centesimi, l'altro pagato 83 centesimi. Dato che la spesa è tanta, abbiamo preso anche i peperoni rossi, soltanto che li devo trovare. Ora vi faccio vedere questi qua gialli, pagati 1,25 euro. Ah, se vi state chiedendo qua, Davide, si è fatto male, vedete, poverino, nel sporco, è sangue che ha sbattuto nella portiera. Allora, siamo andati a prendere due reti di patata di Bologna DOP, queste qua sono, vi dico subito, penso che sia 1 chilo. 2 chili, vedete qua, pesano altri 2 chili.
Allora, abbiamo preso una confezione di pere abate pagate 2,54 euro. Poi abbiamo preso una confezione di 4 bei perini. Ne abbiamo prese due, quando è stata fuori l'altra facciamo vedere. Eh sì, perché qua è talmente tanta che... è un po' mista, dai. Ecco, è saltata fuori la seconda confezione di di peperoni rossi pagata 1,82 euro. Non si capisce molto perché è un po' così lo scontrino. Poi mi hanno preso gli amanti di mia mamma e una rete di limoni, questa qua da 1 chilo. E lo guardate lo scontino per il prezzo perché non me lo ricordo. Era in offerta, mi sembra 1,35. Poi mi hanno preso anche questo, due se non sbaglio, uno. No, uno di questi. Questo qua, uno, è riso gallo. Comunque è tutto in offerta quello che abbiamo preso. E guardate lo scontrino per i prezzi. Quarto gastronomia, siamo andati a spendere 18 euro e 18 centesimi, abbiamo preso la spianata. La, allora, abbiamo preso i nervetti con cipolla 4,33, la burrata 3,29, spianata piccante, 2,81, speck alto Adige, 3,06, e il prosciutto gran biscotto 4,69. Abbiamo preso anche due confezioni di biscotti re di cuori, questi qua devono essere tipo le gocciole. Mai visti? Vi diremo come sono. Comunque per fare la dieta è importante fare la colazione, che siano due biscotti, tre, ma la colazione va fatta. Esatto. Colazione, pranzo e cena. Poi abbiamo preso una confezione di insalata mista, marca Esselunga, 100% italiana, grammi. Qua ci fregano sempre i grammi, ma 250. Sarà, ecco, 250 grammi. Allora, della marca Esselunga abbiamo preso la rucola, sempre 100% italiana. Piccola stavolta. Questa qua è piccolina e sono infatti 100 grammi. Per due. Allora, abbiamo preso due lattine di panna spray, la vera panna. Queste qua, per cosa le abbiamo prese, sinceramente, non mi ricordo in questo momento. Perché ce l'hai regalo ricettario? Scusate, ma sono ancora purtroppo influenza. Qua abbiamo il bocconcino. Aiuto anche io un po', mio marito. Che bello, è la verità, guardate. Eccolo qua. Fatto di prova. Ho trovato. Allora, bocconcino morbido, questo è veramente morbido, cioè, guardate, buonissimo. Questi qua, 5 bocconcini, abbiamo fatto dividere 5-5. 1,06 e questo 99 centesimi. Allora, abbiamo preso due confezioni di Bondi albicocca, questi qua sono per fare la colazione per i socerini. Esatto. Scusatemi ancora, ma abbiamo preso anche due confezioni di trofie, 500 grammi, mezzo chilo l'uno. Queste qua sono da fare buone col pesto. Poi della grana padano abbiamo preso quella bella sleppa che piace tanto a mio padre, pagata 7,01 euro. Poco. Era un'offerta. Aspetta, metto io questo. La grana padano. Poi abbiamo preso anche questi qua della grandi raghi. Perché così come snack sono buoni da mangiare. Due buste le abbiamo prese da 100 grammi l'una. E non abbiamo buone. Preso formaggio il grattugiato. Fa molto bene. Sì, ma formaggio grattugiato. Sono buoni questi qua. Sì, sì. Ma il formaggio grattugiato. Allora, dell'Esselunga abbiamo preso il top fresco, top, il pesto alla genovese, questo purtroppo all'aglio. E non è fatta questo? È buono. È più buono dell'altro. Proverò. Questo è più buono. Allora, della marca Fruyo, questo qua è il yogurt greco, abbiamo preso questo qui con il gusto ciliegia. Questo fragola, questo qua al cocco, due banane e uno melone. Pesca, no, non è melone, è pesca questo, pesca al cocco, no, pesca. Per il suocerino abbiamo preso questa porchetta che è la migliore sul mercato, perché lui è un intenditore di porchetta e quindi vedete, porchetta toscana, un etto, questa è veramente buonissima. Sei contento, suocerino? Sì, allora, abbiamo preso 50 grammi di salmone scozzese, che questo l'abbiamo mangiato anche a Natale, è veramente buonissimo.
Poi abbiamo preso della latteria Sorresina il burro 250 grammi. Poi abbiamo Chiara ha preso una fetta di malga, formaggio. È buonissimo, questo qua ha pagato 2,98 euro. Ma è assaggiato, proverò. Poi due confezioni di fette di asiago, ce ne sono ben dentro tre. Ma sono fette grosse proprio di asiago, la prima volta che lo vedo. Costa sono 100... 1 euro tondo tondo. E 100 grammi a confezione, cioè niente. Sono due etti di asiago. Poi abbiamo preso la bresaola delle sofficette marca Citterio. Sta con sopra la... il limone. 60 grammi a confezione. Allora abbiamo preso la solita confezione di carote da un chilo. Questi marca qua io le voglio Aureli. Marca Aureli. Le voglio tagliare, fare a rondelle e mettere nel freezer. Poi 6 confezioni di salamini marca Citterio, questi qua bastoncini. Non lo so. Pagati questi qua veramente pochissimo. 98, 89. Poi sempre mia moglie ha preso questo formaggio qua. Questo qua è il Valtellina. Non li ho mai assaggiati, a dire la verità. 2,67 perché ho preso, poi salterà fuori. Poi abbiamo preso il feta, buonissimo, che anche questo non l'ho mangiato, non l'ho mai mangiato neanche questo. È molto buono. Come dicevo, ho preso delle salsine per i formaggi che poi vedrete. Poi per mio padre il taleggio della marca Mauri. Si schiaccia sempre. Dai. Taleggio marca Mauri, questi qua sono 200 grammi a confezione. Poi abbiamo preso il mitico brie che è tornato in offerta. 2,99. Guardate per che tutta forma. Allora, della Svelto abbiamo preso 4 detersivi per lavare i piatti. Questo qui aceto, sgrassa e elimina gli odori. Un litro a bottiglia, ma qua non capisco perché, vedo. Sono le confezioni strane. Ma no, è giusto il colore, perché va in base anche alla profumazione. No, qua è così che sembravano i dosatori, invece. Ma no, è giusto, la confezione è proprio strana. Ho preso una confezione di 6 mele, pagate 2,25 euro. Queste da mangiare, non con la torta. Poi una rete di cipolle rosse che mancava. Buonissime. La seconda confezione. Ma che casino le cipolle? La confezione di perini, la seconda che non usciva. Qua ce ne sono 5. E poi ha preso le olive. Sì, le olive. L'uva bianca da tavola senza semi, buonissima. Poi abbiamo preso, ragazzuoli, la confezione di ceci marca Esselunga. Buonissimi. Ne abbiamo approfittato, 2 salse di polpa mutti perché erano in offerta. Le piccine, che farebbero una normale. Poi abbiamo preso il tonno, che era in offerta anche questo qua. Porta famiglia, stellatine, molto buono. 2 tranche di focaccia normale, semplice. Focaccia genovese. Una pagata 1,60 euro. No, 1,63 e 1,71 per la colazione, sempre pan di stelle che andiamo a variare con i biscotti. Abbiamo preso le chiacchiere, questi le lattughe del pasticcere senza olio di panna, cotta al forno. Poi della marca Garofalo abbiamo preso 2 confezioni da mezzo chilo di queste penne qua zite. Sono penne ziti, penne ziti, ecco. Rigate. Poi 2 spaghetti numero 6, sempre no, Garofalo. No, numero 6, amore. No, devo guardare così, eh. Ah no, sì, numero 9. Ho guardato male il giro. Numero 9. Però proviamoli. Ah, Garofalo è una buona pasta. Poi qua il dado classico che usa mio padre. 10. 2 confezioni di Simmental. Che è buona con la cipolla. Poi Chiara, non so cosa. Le salse medio. Dolci piccanti, mia moglie ha preso. Ah, buonissime queste. Allora, praticamente sono le salsine per i formaggi, cioè salsa di arance, salsa di pere e salsa di fichi. Sono salse dolci piccanti da mangiare con i formaggi. Ed è in offerta e. Vabbè, proviamone.
Poi abbiamo due confezioni di farfalle, sempre della Garofalo, perché ce l'hanno offerta sui 70 centesimi. Tutta marca Garofalo la pasta. Ce l'hanno offerta a 70 centesimi questa pasta. Due confezioni di fusilli. Due confezioni di... Abbiamo preso due confezioni di Casarecce, che abbiamo mangiato al matrimonio. Buone. E due confezioni di rigatoni. Beh, non sono proprio rigatoni. Ogni pasta ha il suo nome diverso, comunque. Ogni rigatoni. Ogni marca, insomma. Poi, due bottiglie di olio extravergine di oliva. Bertolli. Un litro a bottiglia. Due confezioni di... com'è che erano questi? Frittelline ripiene alla nocciola, crema di nocciola. Allora, abbiamo preso della coccolino, due ammorbidenti, sandalo e caprifoglio. Vi assicuro che la profumazione è buonissima. Abbiamo preso il solito smacchiatuscos. Poi ho preso il mio solito deodorante su tascelle Axe Africa. La scorsa. Ah, tra l'altro vuol dire che abbiamo cambiato... Abbiamo comprato degli scaffali in plastica da all'Eurospin da sostituire con i vecchi, vi farò vedere nel vlog. Ve li monterò così vedrete come organizziamo il tutto. Della Colgate Max White, due dentifrici, perché se non sbaglio c'erano uno più uno. No, è due per uno, la stessa cosa comunque. Poi anche di questi qua, due confezioni di detergente intimo. Freschezza, tutto quello che ti piace. Ci sono i bols. Saponette? E poi le saponette, quelle che usa mio padre di solito, non le ho trovate. Non le ho trovate, gli ho preso queste qua che sono 3 più 1. Abbiamo preso il solito Dixan. Sono 72 lavaggi, ma qua non ci arriviamo a 72 lavaggi. Era scontato del 50% e non mi ricordo il prezzo. 8 euro. Poi a 59 centesimi l'una della De Cecco, la passata di pomodoro, appunto De Cecco. 100% italiana, servizio delle Iene, top. Allora, come ultimi prodotti di questo mega video spesa fatto da Senunga, abbiamo preso due confezioni di acqua San Benedetto perché era un'offerta. Come ultimo prodotto abbiamo preso Lactimel. Questo qua, multifrutti, sistema immunitario, 20 miliardi di probiotici, di probiotico L. casei. Bene amici, spero che questo video spesa fatto da S. Lunga vi sia piaciuto, vi abbia intrattenuto e abbiate preso spunto dei prodotti che vi abbiamo mostrato. Io vi ricordo di iscrivervi in massa al canale Coppia Davide Chiara Channel, al canale Chiara d'Alessandro, al canale Chiara d'Alessandro ASMR. Io vi auguro una buona serata, bacione, solito Iea e ciao!